Sono Giuseppe Costa del ristorante Il Bavaglino di Terrasini e oggi sono qui a Piana degli Albanesi. Buongiorno, sono Luca Petta della pasticceria Extra Bar, una pasticceria che è aperta dal 1964 e appartenuta sempre alla mia famiglia. Perché tutti dicono che questo cannolo di Piana è migliore rispetto agli altri, soprattutto nel nostro territorio, dove il cannolo come pasticceria ne fa da padrone? Perché intanto viene fatto tutto artigianalmente. La qualità delle materie prime e l'ingrediente principale è la ricotta, con zuccheri poco raffinati o addirittura anche col miele. Noi il periodo invernale la ricotta la impastiamo col miele, è meno zuccherata e si sente di più il gusto della ricotta. Ovviamente ricotta delle nostre parti. Allora Luca, me la dai sta ricetta dettagliata di questa scorza di cannolo, così la capiamo per bene? Certamente. Per impastare la scorza del cannolo avremo bisogno di farina, zucchero, strutto, miele e un vino rosato che non deve superare gli 11 gradi ed esclusivamente vino, senza aggiungere acqua, aceto, marsala, rum, niente, solo vino. Prendiamo la farina prima, che la mettiamo a fontana, sì. E metti a fontana. Dimmi poi tu, prendiamo il vino, mi passi il vino, ecco. Per favore. Vai, versa. Verso io, piano sì, piano. Sì, versiamo un poco. Poco alla volta? Sì, così prima lo facciamo. Assorbire. E come si dice vino in questa lingua qua? Vera. Vera, si dice vera. Ormai questa si è persa, questa lingua. Forse solo a Piana degli Albanesi e qualche altro paesino qui in Sicilia si parla ancora questa lingua. Questa lingua. Albanese? Dico. No, la nostra è un albanese antico. Si chiama Arbresh. Perché quello in Albania si chiama Shqiptar. Ora dobbiamo aggiungere il miele. Mi fa impastare un po' a me, mi fa vedere come si fa. Certo, Giuseppe, vai. Dobbiamo aggiungere zucchero, il miele l'abbiamo messo pure. Me lo metti tu? Abbiamo messo pure il miele. Così io provo a impastare. Adesso aggiungiamo lo strutto. Una consistenza molto morbida, eh? Aggiungiamo lo zucchero, se no ce lo dimentichiamo. Sì, mettilo pure. Dimmi una cosa, Luca, secondo te qual è il riposo oppure il vino? Quindi l'alcol del vino che gli fa fare queste bolle importanti a questa buccia? È il vino. Il vino che rende più friabile l'impasto e poi anche la temperatura. Una temperatura un po' leggermente più alta fa venire le bollicine alla scorza. Un altro elemento importante quando è che si impasta è non aggiungere l'acqua, perché aggiungendo acqua o aggiungendo un vino più forte, cosa succede? Che l'impasto poi, la scorza, a livello di friabilità, è più dura. Che farina utilizzi per questo impasto? Allora, utilizziamo una farina 00 di tipo debole, deve essere molto debole, simile a quella usata per fare le paste frolli, oppure i biscotti classici. Quindi un grano tenero. Sì, un grano tenero molto debole. Benissimo, la copriamo? Sì, la copriamo. Come la copri di solito? Con la pellicola. Con la pellicola. E la fai riposare? Sì, per una trentina di minuti in frigorifero. Adesso abbiamo qui la ricotta di pecora. Questa è una ricotta bianca, senza aggiunte. Il colore è bellissimo. Quindi la fai asciugare qualche giorno così, la tieni in frigorifero stesso e dopo che l'hai asciugata totalmente la lavori con lo zucchero. Esatto. Mi fai vedere come fai? Allora, in una mano. Sì, per un chilo di ricotta aggiungeremo 400 grammi di zucchero. È sempre poco rispetto magari alle altre pasticcerie che utilizzano anche ricotta zuccherata a 500 grammi, 600 grammi per farla durare di più. Infatti la nostra ricotta dura massimo un 4-5 giorni. Arriminiamo? Sì. Come si dice arriminare o mescolare in albanese? No, ma un'altra peculiarità della nostra lingua è che è stata contaminata da parole siciliane. Tu mi hai chiesto arriminare. Quindi dopo che facciamo questa lavorazione, tu la vai a setacciare. Esatto, la setacciamo. E poi la mettiamo dentro. Aggiungiamo qualche altra cosa in questa ricotta oltre a... No, non aggiungiamo niente. C'è chi aggiunge per esempio vaniglia, un po' di cannella. Aggiungeremo soltanto magari qualche goccettina di cioccolato. Sì, sì, poi noi aggiungeremo il cioccolato, un po' di pistacchio. Nel frattempo che tu vai a preparare i canditi, io prendo la ricotta e la metto in frigo. Adesso iniziamo la ricetta delle mie arance candite. Quindi abbiamo le arance che abbiamo precedentemente tenuto a mollo per 6 giorni, dello zucchero e dell'acqua. Le quantità debbono essere uguali per tutti e tre gli ingredienti. Quindi abbiamo acqua, lo zucchero. Queste arance sono nella mia zona, Luca. Sono delle arance biologiche
che producono nella zona di Terrasini. Perché il biologico? Soprattutto perché quando si lavora sulla scorza, quindi nella parte esterna, è meglio usare delle arance che non hanno avuto insetticidi o piuttosto altri medicinali del genere. Poi penso che poi in quello che stiamo facendo oggi, che è il cannolo, io credo che ci sta come dire, ci sta veramente alla grande, sia perché dà un colore d'effetto l'arancio e poi forse anche perché dà quella parte acida dentro questo croccante, questo fritto, e in più perché rappresenta la nostra amata terra, diciamo, no? Dopo magari si fanno raffreddare un attimino. Ci sono due alternative per fare questa cosa. L'alternativa è quella di candirli direttamente. Acqua e zucchero. Acqua e zucchero. Sì, sì. Però il procedimento è molto più lento, anche 40 giorni a candire, a rigirare sempre. Sì, sì. Le teniamo in cottura, massimo 8 minuti. E si deve assorbire tutto lo zucchero, sì, diciamo, in teoria. Sì, quasi tutto. Dico, non deve caramellizzare, perché sennò si attaccherebbero tutte fra di loro, però... Comunque, diciamo che la parte dello sciroppo deve rimanere veramente poca. Il segreto è lavorare a fiamma lenta, soprattutto per non fare evaporare velocemente quello che è l'acqua, quindi la parte liquida, che così lascia il tempo di cucinare alle scorze. Le distanziamo tutte per farle raffreddare e dopo sono pronte. Eccoci qua, Giuseppe. Adesso abbiamo l'impasto della buccia. Si vede che già è più riposato. Infatti, bella consistenza. Sì, sì. È sempre molto, molto grezza, perché deve essere così. Di solito per stendere l'impasto delle bucce si utilizza la sfogliatrice, ma per così poco impasto è meglio usare. Lo facciamo a mano. Anche perché per le grandi quantità ha un senso. Ora le facciamo a mano. Lo faccio io. Sì. Lo spessore va da 2,4 mm a 1,4. Quindi faccio una piega così. Veramente il segreto di questo impasto forse sono queste pieghe, sai? Sì. Oltre al vino. È perché così l'impasto risulta un po' più omogeneo e sempre più liscio. Come potete vedere, l'impasto, lavorando, assorbe ossigeno e diventa sempre un po' più bianco. Prendo il coltello e ne tagliamo un pezzo. Ok, questa la togliamo un attimo. Sì, lo mettiamo da parte. E pensaci tu. Ok. Adesso ci aiuteremo con un po' di farina a stendere fino allo spessore voluto l'impasto. Sì. Ha questo colore tipo avorio che continua a mantenere sempre, vero? Sì, sì, quello è il vino e anche gli zuccheri. Ricordiamo pure che c'è il miele che dà colore. Il miele perché rende più friabile l'impasto. Eppure perché non lo fa seccare, dura un po' di più in frigorifero. Buono, buono, ci siamo. Qua saremmo sui 1,4-1,6, ci siamo. Spettacolo, spettacolo. Che ci tocca fare adesso? No? Adesso prendo il coppa pasta, che è questo qua a forma di rombo. Questa è la misura del cannolo, quello classico, da 150 grammi di... Ma dimmi la verità, ma questo di chi era? Lo usava mio nonno. Mamma mia! Tu fammi vedere, magari sì, io faccio sì, una sì. prova. Ecco. È tipo il carpentiere, diciamo. Sì, eh. sì. Questo lo mettiamo da parte. E adesso, utilizzando l'uovo, chiuderemo la scorza. Soltanto nella punta? Sì, solo nella punta. Che poi andremo a chiudere con le canne. Vediamo un po' come si fa. Prima prendi l'impasto. Sì. Lo tiriamo. Poggiamo sul tavolo. Prendiamo la canna. Allarghiamo da tutte e due le parti e lo chiudiamo. Quindi prendiamo la canna. Sì, così. Allarga. Allargo. Così. Vai. E poi. Questa è un'altra peculiarità, che il cannolo qui a piano è schiacciato. Perché noi, se vedi, lo allarghiamo e lo allunghiamo. Non è come gli altri cannoli che sono chiusi a tubo. Chiudo l'ultimo. Sì, fammelo vedere. E poi andiamo a friggere, sì. Allarghiamo. L'olio per friggere a che temperatura? Temperatura di 180. Lo posizioniamo sul vassoio. E andiamo in frittura, nello strutto. Siamo arrivati al momento della frittura. Momento clou. Il momento
più goloso, diciamo. E qua ci sono le tue amate bolle. Che cos'è sta cannuccia che hai in mano? Che fai? Giochi? Sì, con questa la sistemo. Ma girano anche da sole, da quindi. Sole. Nel caso in cui non girassero, mi aiuto con questo bastoncino. Per esempio, in questo caso non sta girando, questo quindi... L'avrò chiuso io quello. Questo è girato. Quindi teniamo per un paio di minuti qua. Sì, le dobbiamo coprire adesso. Perché così cucinano sia sopra. Esatto, esatto. Adesso le copriamo. Adesso rimarranno in frittura per 6-7 minuti. Non utilizziamo né olio di arachidi né olio di semi, poiché lo strutto è anche un po' più dolce. Io diciamo che lo utilizzo pochissimo nella mia cucina, soprattutto per friggere, però credo che sia uno dei grassi più utilizzati nella nostra terra. Sì, sì, infatti come tradizione ci sono molte pietanze, come tu ben sai, che vengono fatte con lo strutto. Adesso stanno iniziando a prendere colore. Ci siamo quasi, altri 3 minuti e sono pronte. Il colore lo prende col tempo, diciamo, sì, se riprende tutti questi. Dipende poi come l'impasto. Se l'impasto è fresco, le bucce ci staranno di più a friggersi, mentre se l'impasto è più riposato, prenderanno prima il colore. Dai Luca, tiriamole fuori che sono... Sì, attenzione. Tiriamo fuori, sì. Le appoggi qua a scolare. Prima le facciamo scolare per bene. Per quanto tempo rimangono abbastanza friabili poi, dopo che vengono fritte, diciamo? Finché non si riempiono. Comunque il nostro cannolo, nonostante la friabilità, dura dai 2 a 3 mesi. L'importante è che non ci sia umidità. Perché sennò perde la friabilità. Esatto. Abbiamo la presenza delle bolle. Da tutte le parti. Sì. Queste canne, per levarle ora... Ora le levo voi. Mettiamo qua sulla placca? Sì. Così li portiamo a condire. Questo rotto lo prendiamo pure. Questo è quello che ho fatto io, mi sa. Abbiamo i cannoli, la ricotta, le tue arance candite, goccine e il pistacchio. Siamo pronti per riempire il cannolo. Vediamo la ricotta. Intanto dobbiamo aggiungere le goccine, che le goccine le aggiungiamo al momento. Così la ricotta è sempre bianca e non prende il colore del cioccolato, del cioccolato. Magari evitiamo che si rompano. La stessa cosa per i canditi, li aggiungiamo come decorazione finale. Non come per esempio a Palermo che si usa, che mettono nella ricotta, nei secchi di ricotta, direttamente già goccine canditi e canditi, sì, esatto. Prendiamo il cannolo. Sì. Questo è molto schiacciato. Guarda bene, che perché poi lo riempirai tu. Quanto pesa all'incirca un cannolo di questi? Un 150-160 grammi. Allora, quello che faccio io col cioccolato, quindi sì, mettiamo un po' di aggiungiamo cioccolato. Ecco qua, non troppo perché sennò poi la ricotta diventa scura. Prendiamo la buccia, correggimi, sì. Eh? Sì, ma vai, finora sta andando bene. All'interno. E infatti, perché visto già ho sbagliato, perché prima bisogna riempire prima all'interno. La parte di sopra. Cioè, ma uno sbattimento così, eh? E immagina che periodi di festa ne riusciamo a riempire anche 1000 di questi cannoli. Tutti al momento? Sì. Comunque diventa impegnativo. Soprattutto perché la friabilità di questo cannolo è importante, quindi si rischia di romperlo facilmente. Infatti, per questo, infatti, garantiamo ai clienti che li riempiamo sempre espressi al momento. Non ne mettiamo all'interno cioccolato, niente. Ah, ci ho preso gusto, ne faccio un altro. Sì, vai. L'ultimo però fallo tu, Dai, fammelo vedere perfetto, dai. Quindi sempre interno. Sì, sempre la parte c'è interna. C'è manualità e velocità, che rispetto a quella mia già è una dote in più. Ogni tanto mettete anche le ciliegie. Le ciliegie, sì. Aggiungiamo ciliegie, scorzette, pistacchio, su richiesta. Di solito il nostro cannolo viene servito così com'è, con una spolverata di zucchero a velo. Senza canditi, senza pistacchio, senza ciliegie. Poi c'è il cliente più esigente che... Cliente, oggi è arrivato il collega, magari mettiamo il candito. Esatto. Abbiamo fatto. Allora, intanto prima spolveriamo. Ok. Perché se spolveriamo dopo, si vanno si a spolverare coprono. Anche i canditi, esatto, e i colori del candito. Si coprono. Allora, una spolverata leggera. Allora, il candito lo metto io. A me l'onore. A te l'onore. Allora, di solito se ne mette uno, noi ne mettiamo due.
Se poi ti faccio la produzione di candite a te. Allora ne devi fare. Io organizzo, chili e chili di arance. Ti attrezzo, però ti porto un candito di livello. Allora, e così faremo il candito Michelin. Va bene, ti porto il candito Michelin in un cannolo Michelin. Più che Michelin. Adesso aggiungiamo il pistacchio. Io mi sa che da siamo questa arrivati... parte lo aggiungiamo così. Possiamo impiattare, il cannolo è pronto. Allora facciamo, io mettiamo uno di quello mio in mezzo e due che sono quelli tuoi li mettiamo laterali. No, sì. Eh? Uno spettacolo. Ecco. Allora, che dire? Grazie Luca dell'ospitalità, della tua gentilezza. È stato per me un piacere. È un onore per me perché abbiamo insieme abbiamo passato una bella mattinata, abbiamo visto alcuni segreti di quello che è il cannolo di Piana, che poi è tanto vicino a quello che comunque è la tradizione, però ci sono quelle chicche che fanno diventare un must per tutta la Sicilia questo cannolo. Un saluto dalla Sicilia e vi aspettiamo. Luca, tu vuoi aggiungere qualcosa? Sì. Mirsena Jerdet, Tehore Arbrejvet, Hundred Kanogin, Mimirci Tejeta. Ciao!